Con le immagini montate da Giorgio Calabria andiamo subito al terzo minuto, l'incursione di Testini, la sua conclusione va di poco alta sulla traversa. Allegretti grande protagonista, già prende la mira al 37esimo del primo tempo, Santoni mette in angolo, si vede lo Spezia al 41esimo con questo esterno sinistro di Saverino, pallone sul fondo. Decisamente più vivace il secondo tempo, ci prova al volo Guidetti, respinge con i pugni rossi in calcio d'angolo dagli sviluppi del corner, si accende questa mischia, pallone che arriva a Pecorari che non riesce ad inquadrare, a mettere dentro. Ancora Spezia in avanti all'11esimo, qui Guidetti viene sbilanciato, ci sono le proteste da parte dei giocatori dello Spezia per un presunto contatto tra Piangerelli e Guidetti, fa proseguire l'Ops. Ancora Allegretti, siamo al 18esimo su calcio di punizione, ma è davvero nitida la palla gol sprecata da Colombo al 20esimo. E poi eccolo qua il gol del capitano della Triestina, pallone che non viene toccato da nessun giocatore, si infila direttamente in rete, viene espulso al 45esimo del secondo tempo per proteste Soda. Dunque Triestina batte Spezia 1-0. È allarme rosso per lo Spezia, un punto in 4 partite, ma soprattutto già 8 gol incassati. Davvero una situazione allarmante, anche perché sono quasi tutti su calcio piazzato. Bene, comunque la Triestina, la prima vittoria in questo campionato, Triestina che non vinceva dal novembre dello scorso anno in trasferta. A te la linea, Franco. Grazie.